Arriviamo a una parte che insomma, al giorno d'oggi diventa molto molto intrigante perché più o meno quasi sempre quando pubblichiamo o riutilizziamo immagini sul web passiamo attraverso una piattaforma fatta da qualcun altro, cioè fatta da un soggetto che si chiama service provider, che è colui che ha messo in piedi una piattaforma di condivisione, ad esempio, di immagini, ma non solo di immagini, anche video, anche testi e via dicendo. Quindi bisogna guardare il tema del copyright anche secondo quest'ottica, cioè secondo l'ottica secondo cui siamo, diciamo, ospiti a casa di qualcun altro, siamo sui server di qualcun altro. Quando siamo sui server di qualcun altro dobbiamo ricordarci un po' quali sono le regole. Questa è una regola che io dico, diciamo, semplificando molto, però in modo abbastanza efficace, che in questo articolo troviamo il principio che sorregge l'internet di oggi, cioè il fatto che ci sia un'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza per gli internet service provider è il principio che permette agli internet service provider di fare il lavoro che fanno, perché se non ci fosse questa diciamo, assenza di obbligo di sorveglianza, nessuno sarebbe così pazzo e così masochista a mettere in piedi una piattaforma social in cui tutti i giorni, ogni minuto, qualcuno carica contenuti creativi. Ok? Detta in parole ancora più semplici, i vari signori YouTube, Facebook o Twitter non devono fare i poliziotti della loro piattaforma, quindi non devono andare a cercare attivamente la presenza di contenuti in violazione del copyright, ma devono intervenire solo dietro segnalazione. E questo è il motivo per cui spesso troviamo su queste piattaforme cose che non dovrebbero esserci. Quante volte su YouTube avete trovato appunto uno spezzone di film, o film interi a volte, o video musicali che non sono stati caricati davvero dai titolari dei diritti, ma sono stati caricati da dei fan o da dei furbacchioni che volevano condividere su YouTube il loro video, il loro film preferito. Quelli YouTube non è che non te lo fa fare, te lo fa fare, ma poi dietro segnalazione rimuove il contenuto ed eventualmente ti sanziona, se così possiamo dire, attraverso la sospensione dell'account. La pena solitamente più grave è addirittura la chiusura dell'account, cioè se sei recidivo, a un certo punto continui a violare il copyright, il signor Facebook o YouTube di turno a un certo punto ti sbatte fuori. Ok? Perché ricordatevi che, diciamo, la metafora che qua possiamo utilizzare è come se fosse un circolo privato in cui, oltre alle regole della legge, devi rispettare le regole interne, che sono quelle che loro chiamano, Facebook le chiama in un modo davvero per me molto divertente, standard della comunità. Che furbi, perché sembra che Si ci può sia. chiedere scusa a lui per qualsiasi roba, No, il sicuro. standard della comunità a me fa venire un po' la pelle d'oca, perché sembra che ci sia dietro un procedimento democratico, no? Che la comunità approva, secondo cui la comunità approva questi termini d'uso. Invece è un corno, perché in realtà questi termini d'uso, che sarebbe la parola più corretta, vengono stabiliti all'interno di un ufficio di Facebook da degli avvocati e diciamo, i dirigenti di Facebook. Ma è legittima come cosa, a me non scandalizza, perché, ripeto, siamo a casa di altri, siamo ospiti su dei server, su una piattaforma che ci viene concessa gratuitamente e che quindi, come dire, le cui regole quindi sono stabilite da colui che l'ha messa in piedi. E il gratuitamente ovviamente è un gratuitamente fra virgolette, perché noi la stiamo in realtà pagando attraverso la disclosure dei nostri dati personali, attraverso il fatto che stiamo raccontando a questa piattaforma, a questo gestore della piattaforma, tutto quello che facciamo durante la nostra giornata, e quindi ci lasciamo profilare. Però adesso questo, diciamo, è un argomento più che attiene al piano privacy. Io vi invito a rimanere un attimo sul piano del copyright e su questo principio che nel diritto europeo è stabilito dalla direttiva 2031 CE, che è la cosiddetta direttiva e-commerce, e nel diritto italiano poi è stato implementato, importato sotto forma di decreto legislativo 70-2003, e appunto nell'articolo 17 si parla di questa assenza di un obbligo generale di sorveglianza. Leggiamolo e capiamo più,
più chiaramente cosa si intende. Allora, nella prestazione dei servizi di cui gli articoli 14, che sono il mere conduit, articolo 15 il caching e l'articolo 16 l'hosting, che sono le tre attività classiche che svolge un service provider, il prestatore del servizio, cioè il service provider, la legge lo chiama prestatore, non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indicano la presenza di attività illecite. Quello che prima vi ho detto un po' più semplicemente, cioè non è obbligato a fare il poliziotto della sua piattaforma, perché vi assicuro che con la quantità e la velocità con cui vengono caricate foto, immagini, video su tutte le varie piattaforme, non ci sarebbe nessun soggetto in grado di poter fare un controllo preventivo e costante di tutto ciò che viene caricato. Oppure, se chiedessimo a questi soggetti di farlo, probabilmente torneremmo all'internet che avevamo nel 2004-2005, e non so se la vogliamo, no? E quindi, se vogliamo questi servizi, dobbiamo anche accettare il fatto che non ci possa essere un controllo di questo tipo. E forse è il bello di internet, il fatto che non ci sia un controllo preventivo e che sia quindi una terra libera fino a un certo punto, però questa è una caratteristica appunto tipica di queste piattaforme. Poi dice la norma, sempre articolo 17, che fatte salve le disposizioni di cui gli articoli 14, 15 e 16 che abbiamo già citato, il service provider è comunque tenuto a fare queste due cose. Quindi non ha un obbligo generale di sorveglianza, però deve fare queste due cose, cioè a informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società di informazione. Cioè, quindi se sa, se viene a sapere, scusate, non se viene a sapere, se viene, se gli viene richiesto da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, deve, scusate, ho letto male, allora, nel momento in cui viene a sapere che avvengono attività illecite, deve comunicare all'autorità giudiziaria, quella amministrativa, tempestivamente, e a fornire senza indugio il B, a richiesta ovviamente delle autorità competenti, tutte le informazioni in suo possesso che consentono di identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione al fine di individuare e prevenire le attività illecite. Ovvero, noi parliamo del copyright, che forse delle attività illecite che si possono fare su queste piattaforme è ancora quella più soft, perché se su Facebook vengono diffuse ad esempio immagini pedopornografiche, non è tanto un problema di copyright, ma è un problema di andare a beccare il pedofilo che ha scattato e ha diffuso le foto, e quindi l'autorità giudiziaria, più che un problema di copyright, si pone il problema di sapere eventualmente gli indirizzi IP da cui sono state caricate queste immagini. E chi è che conosce questi indirizzi IP? Facebook o YouTube, a seconda dei casi. E quindi questo è l'obbligo che viene richiesto. Infine, dal punto di vista della responsabilità civile, ci dice il comma 3 che il service provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informare l'autorità competente. Cioè, cosa ci sta dicendo? Che qualora il service provider fosse a conoscenza e non è intervenuto in un tempo ragionevole, quindi solitamente si intendono 24-48 ore a seconda dei casi dietro la segnalazione, allora è civilmente responsabile. Cioè, se c'è un danno, ad esempio caso di diritto d'autore, tizio carica il video dei Pink Floyd sul suo profilo YouTube, e quindi la gente a un certo punto non va più sul sito, sulla pagina, il profilo YouTube dei Pink Floyd, ma va a vederselo lì perché lì non c'è la pubblicità, ad esempio, sta creando un danno, e quindi la casa discografica dei Pink Floyd potrebbe in teoria chiedere un danno, e potrebbe chiederlo anche a YouTube, perché YouTube non ha rimosso tempestivamente il contenuto dietro segnalazione. Però occhio, perché dice che appunto se viene richiesto dall'autorità giudiziaria non ha agito prontamente per impedirne l'accesso. Ok? Questo è un po' il principio generale, e quindi dobbiamo ricordare, cioè, diciamo, ci aiuta a capire perché molte cose su internet si possono fare e rimangono a disposizione di tutti, si possono pubblicare e rimangono a disposizione di tutti prima che qualcuno intervenga, perché appunto internet è strutturata sulla base di questo controllo non preventivo ma successivo a posteriori.
Quando siamo sulle piattaforme social dobbiamo appunto ricordarci che le regole non le abbiamo stabilite noi, ma le ha stabilite colui che ha messo in piedi la piattaforma, quindi che ci piacciono o meno le abbiamo accettate nel momento in cui ci siamo iscritti. Quindi già questo pone un problema non da poco, cioè di consapevolezza da parte degli utenti, cioè quanti di voi, se quando faccio il sondaggio anche all'università dico quanti di voi hanno un profilo Facebook, alzano la mano in 150, e poi quando dico quanti di questi 150 hanno letto i termini d'uso almeno una volta, vedi tre mani alzate che sono i classici pazzi, nerd, ok? Ma questo è un po' un problema dei nostri tempi, cioè il fatto che stiamo giocando a un gioco di cui in realtà non conosciamo veramente le regole. E quindi tutto quello che vi ho insegnato in queste quasi sette ore insieme diventa molto relativo, perché quando siamo su queste piattaforme in realtà si pone già quello che abbiamo detto, che abbiamo già citato prima, il problema della legge applicabile. Quando siamo su Facebook, ad esempio, la legge applicabile non è neanche più quella italiana, ma è quella californiana. Quindi tutto il nostro bel discorso sul diritto d'autore italiano, i diritti morali, le fotografie non creative, creative, in realtà va in secondo piano in virtù del fatto che io ho accettato contrattualmente, possiamo dire, una legge che non è quella italiana. Questo adesso ho un paio di slide veloci su come gestiscono le principali piattaforme il tema della proprietà intellettuale, e vedete che al comma 3, ad esempio, Facebook chiede che l'utente gli dia una licenza, cioè gli dia un'autorizzazione all'utilizzo delle immagini che vengono caricate, immagini o video. Autorizzazione all'uso dei contenuti creativi condivisi dall'utente, questa è la clausola 3 dei cosiddetti terms di Facebook. L'utente è titolare dei contenuti che crea e condivide su Facebook e su altri prodotti Facebook che usa. Ci sta dicendo quindi che non è vero che caricando un'immagine o un video su Facebook noi perdiamo i diritti su quest'opera, noi rimaniamo titolari, infatti dice che l'utente è titolare dei suoi contenuti. Nessun elemento delle presenti condizioni disconosce i diritti che l'utente vanta sui propri contenuti. Questo l'hanno modificato non tanto tempo fa perché era girata la polemica e un po' la leggenda metropolitana che Facebook si prendesse i diritti sulle immagini. In realtà non è che si prende i diritti rimangono dell'utente. Facebook si prende una licenza molto ampia, quello sì, infatti lo vediamo qua. Nello specifico, quando l'utente condivide, pubblica o carica contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuali, ad esempio foto e video, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sottolicenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti. Avete visto quanta roba gli avete concesso? È vero che non è esclusiva. Quindi non esclusiva vuol dire che comunque non avete perso il controllo, vi ricordate quello che vi ho spiegato prima? Però comunque avete concesso al signor Facebook, alla società Facebook, tutte queste libertà. Quindi loro possono prendere il loro video e cederlo ad esempio alla TV, alla CNN, per farne uno speciale o... È nelle loro facoltà. E voi gliel'avete concesso attraverso appunto l'accettazione dei termini d'uso. La domanda spesso è: ma allora io come faccio a revocare, visto che questa licenza è così ampia, come faccio a revocarla Facebook? Il meccanismo è che l'utente può revocare questa licenza rimuovendo il contenuto. Quindi acceso o spento, cioè finché il contenuto è sulla piattaforma non puoi lamentarti che Facebook ne faccia tutti quegli utilizzi che abbiamo visto. Se vuoi revocare questa libertà a Facebook devi rimuovere il contenuto, devi rimuovere l'immagine o il video. Quindi l'utente può revocare questa licenza in qualsiasi momento eliminando i propri contenuti o il proprio account. Per motivi tecnici, i contenuti eliminati potrebbero continuare a esistere in copie di backup, non visibili ad altri utenti, per un periodo limitato di tempo. Inoltre, i contenuti eliminati potrebbero continuare a essere visualizzati in caso di condivisione e mancata eliminazione da parte di altri soggetti. Cosa ci sta dicendo Facebook? Questo è un po' da furbacchione. Cioè, che se tu l'hai rimosso... Io però non posso sapere se qualche altro utente ha ricaricato la tua stessa immagine. Quindi se qualcun altro l'ha fatto, non venire da me, chiedi a lui di rimuoverlo. Questo è il meccanismo subdolo. Cioè io non faccio, ribadisce, io non faccio il tuo poliziotto.
tu mi chiedi di rimuoverlo, io te lo rimuovo e quindi ti revoco quella licenza che tu mi hai concesso. Ma se qualcun altro in più o meno legittimamente si è scaricato le tue immagini e le ha ricaricate, peggio per te. C'è infatti un tastino sotto ogni immagine, non so se vi è mai capitato, sopra ogni immagine, in cui potete segnalare se è stato violato un vostro diritto di proprietà intellettuale. Cioè, se voi trovate una vostra immagine sulla pagina Facebook di qualcun altro e non avete piacere, c'è il tastino apposta per segnalarlo. E lì Facebook, nel giro di 48 ore circa, fa una verifica. Ok? A me è successo qualche volta di farlo ed effettivamente dovrebbero in teoria intervenire. Ma rimuovono quella su quella pagina. Rimuovono quella su quella pagina. Se poi c'è stato un terzo che l'ha... vabbè, certo, ragazzi. Ma non è che... Attenzione... Non è che Facebook in questo caso sia il cattivo della situazione, è internet che funziona così. Cioè, il digitale porta a questa, diciamo, perdita di controllo delle copie. In un mondo basato sulla copia fisica era più facile sapere quante copie avevi in giro e di chi erano. Un mondo legato sulla copia immateriale, la copia digitale, la gente se le scarica, se le ricarica, che è un po' il problema che si pone quando si parla di diritto all'oblio, il fatto che... No, gente che si è suicidata perché c'erano dei film, delle foto compromettenti e non riuscivano a toglierle, perché anche quando le segnalavi le toglievi, poi c'era qualcun altro che le ricaricava e quindi diventa un problema. Poi adesso per fortuna in alcuni casi hanno attivato dei filtri, cioè YouTube ad esempio ha dei filtri per cui a un certo punto la pornografia non te la fa più caricare, perché loro riescono a rilevare fin dall'inizio che in quelle immagini c'è della pornografia, quindi difficilmente caricherete un porno su YouTube. E lì c'è un filtro a priori, nonostante loro non abbiano un obbligo di sorveglianza, però hanno deciso di farlo specificamente. Oppure alcuni brani musicali non ve li fanno caricare comunque, perché c'è un filtro. Appunto, vi ho citato YouTube, stessa cosa. Se vedete, la policy di proprietà intellettuale di YouTube ha più o meno lo stesso effetto. Cioè, ha più o meno, scusate, lo stesso meccanismo. YouTube adotta una chiara policy in materia di copyright, in relazione ai contenuti che siano presumibilmente in violazione del diritto d'autore di terzi, del copyright di terzi, rimanda la copyright policy. Quindi loro dicono: stai attento che da noi il copyright è una cosa seria. Come parte della policy sul copyright, YouTube potrà interrompere l'accesso di un utente al servizio qualora tale utente sia stato individuato come contravventore abituale. Un contravventore abituale è un utente cui sia stato notificato di aver commesso una violazione per più di due volte. Cioè, su YouTube sostanzialmente sono previsti due cartellini gialli, il terzo è già rosso. Cioè, se tu per due volte vieni ripreso, ti vengono tirate le orecchie perché hai caricato qualcosa che non potevi caricare, e quindi c'è stata una lamentela, una segnalazione da parte del titolare dei diritti, YouTube si riserva la terza volta di chiuderti l'account. Questa è la punizione, diciamo, prevista. E il meccanismo della licenza è più o meno quello che dicevo prima, identico a quella di Facebook. Cioè, quando voi caricate un contenuto su YouTube, date a YouTube una licenza molto ampia che trovate qua, che è più o meno simile a quella che abbiamo letto prima di Facebook. In più state dando anche una licenza a tutti gli altri utenti di YouTube. Cioè, gli altri utenti di YouTube possono prendere i vostri video di YouTube e riutilizzarli per rimaneggiarli e ripubblicarli su YouTube. L'importante è che ciò avvenga all'interno dei servizi e delle funzionalità offerte da YouTube. Quindi non possono scaricarsi il video e ricaricarlo da un'altra parte. Devono comunque rimanere all'interno del giardino creato da YouTube. Però vedete che comunque state dando una licenza anche ad altri utenti, quindi a tutto il mondo YouTube. Però quindi, non c'è mai la possibilità di scegliere a metà. Allora, senso, no, a metà no, l'unica, non hai un potere di contrattazione con questi soggetti. Potrebbe essere sufficiente, per esempio, nel momento in cui la carichi l'immagine, avere tre spunti. Allora, no? stavo dicendo, YouTube consente una sola opzione alternativa, che è la licenza Creative Commons Attribution, la più semplice, che però non ci aiuta molto, perché in realtà è ancora più libera di questa. Ok, però se io lo faccio, ad esempio, con i miei video, questo video che sto realizzando andrà sul mio canale YouTube con una licenza Creative Commons Attribution. Quindi a me fa piacere, ma perché è una scelta mia. Quindi l'unica opzione che avete è quella, quando caricate un video, è o lasciare la licenza che loro chiamano YouTube Standard, che è questa qua sostanzialmente, oppure andare sulle impostazioni avanzate e scegliere la Creative Commons Attribution, che è quella più libera delle sei che abbiamo elencato prima. Non c'è una cosa invece che magari ne capisce... Allora, ci sono altri servizi che lo fanno, ad esempio Vimeo permette tutte e sei le licenze Creative Commons, però è Vimeo, se
tu vuoi stare su YouTube, che ti dà molta più visibilità, le regole sono quelle stabilite da Google. Non ti piacciono? La porta è quella lì, cioè nel senso il loro approccio è quello, cioè questo è casa nostra, le regole sono queste, se non ti piace il servizio non sei obbligato a stare qua. Questo è un po' la risposta molto molto elegante che vi possono offrire. Ma posso dirvi, io li capisco, cioè provate a mettervi nei loro panni se dovesse tenere in considerazione tutte le varie opzioni che un utente può chiedere o non chiedere, diventa complesso. Non c'è nessuna però dalla parte della protezione, diciamo. E allora se vuoi basterebbe veramente io la visibilità della mia immagine, però per esempio non permetto magari che venga scaricata, perché quello lì potrebbe non essere mai scaricata, che ne so, soltanto spuntando quello uno lo può vedere allora vai su Vimeo, vai da un'altra, cioè vai su un'altra piattaforma dove ad esempio ti permettono di chiedere. Lo so che tu dici sarebbe facile per loro farlo, ma a volte sono scelte anche strategiche. Comunque, in conclusione, quindi, le licenze di cui sopra concesse da parte dell'utente, anche qua, cessano nel momento in cui l'utente rimuove o elimina il contenuto. Vedete che il meccanismo è lo stesso identico. Questo è YouTube, quindi è un'altra, probabilmente è il concorrente maggiore, ciò nonostante il meccanismo è più o meno lo stesso, perché è un meccanismo trovato dagli avvocati americani che fanno consulenza a questi mostri ormai e colossi del web, e il meccanismo è più o meno appunto lo stesso. Questa è la parte finale, siamo pronti per il test, confido che vogliate rimanere in contatto con me attraverso appunto i miei canali social. Come vedete le stesse slide sono sotto licenza open e le trovate appunto sul mio canale /share. Grazie.